Generalmente il cetriolo di mare è una persona semplice. Ha solo due buchi, alle due estremità. Da un lato la bocca, dall'altro l'ano. Semplice, liscio. Quel che entra da una parte esce dalla... Cavolo, ma questa è roba da competizione. È più o meno la stessa cosa che succede a molti dopo il cenone di Natale. Non so se è più violenta o affascinante sta cagarella. Il cetriolo di mare è una sorta di spazzino. Mangia sabbia sporca e la ricaga pulita. Si nutre di piccole particelle, principalmente alghe, materiali di scarto, piccoli animali acquatici, ed usa quei piccoli tentacolini che circondano la bocca per raccogliere il cibo. Guarda che carina. Ma come fate a non volergli bene, dai? Altro che gattino, un cetriolo di mare dovreste...